Forse molti non sanno che ARM non produce processori. È quella che viene definita un'azienda di semiconduttori fabless, ovvero senza fabbrica. ARM non fa altro che progettare i propri processori e vendere altre aziende tipo l'Apple il design. E quindi chi li produce? ARM molto spesso fa produrre i propri semiconduttori alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la TSMC, che produce processori system on chip per tantissime aziende, compresa ad esempio la Nvidia. Senza esagerare troppo, la TSMC insieme alla Samsung producono una buona parte dei semiconduttori che oggi usiamo. Adesso quello che è successo è che la ARM ha firmato un accordo per far produrre i propri prodotti a Intel, azienda che invece sede a Santa Clara in California, che ha molti stabilimenti sparsi nel Nord America e in Europa. Nel marzo dell'anno scorso, prima che io aprissi questo canale, anche Nvidia aveva considerato l'idea di chiedere a Intel di produrre i suoi chip, ma poi per un motivo o per un altro non se ne è saputo più nulla. E quindi cosa sta cambiando? Lo vediamo dopo la sigla. You can Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo dell'accordo che c'è stato fra Intel e ARM la scorsa settimana. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare che se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E inoltre se volete qui sotto troverete il mio tag Instagram, seguitemi anche là. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere quali sono i dettagli tra questo accordo fra Intel e ARM. Iniziamo col dire che produrre semiconduttori complessi non è da tutti e infatti poche aziende al mondo riescono a farle, tra cui c'è la TSMC. Non è neanche un mistero che dallo scoppio della guerra in Ucraina la Cina veda questa come un'opportunità per accaparrarsi Taiwan. E per cosa? Tra le altre cose, anche per la sua fabbrica di chip. Ora, non so se le tensioni geopolitiche che ci sono in questo momento stanno facendo un po' da catalizzatore, ma quello che sappiamo è che adesso ARM vuole che anche Intel produca i propri chip. Anche perché quest'ultima sta aprendo le proprie porte a tutte quelle aziende che vogliono produrre semiconduttori. Intel riesce infatti anche a competere contro TSMC in termini di processi di produzione. Infatti, Intel è in grado di produrre semiconduttori a quello che viene chiamato 18A. Se non sapete cosa sta la lettera A, scrivetelo nei commenti che ci farò un video. Ora, i motivi di questa manovra non sono tanto noti. Si sa solo che questo accordo porterebbe equilibrio nella forza, tanto per citare Star Wars, in cui abbiamo in Occidente Intel e in Oriente le major che sono TSMC e Samsung. Quindi vediamo dove questo ci porterà e quando ci saranno gli aggiornamenti vi terrò aggiornati. Benissimo pinguini, io prima di concludere vi chiederei che se in questo video vi è piaciuto di lasciare un like e di commentare qui sotto. Io prima di concludere vi rimando agli altri video che porto su questo canale che troverete proprio qui sotto e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Dino.